Dunque, dal punto di vista informatico, dobbiamo in qualche modo trovare, no, dei metodi per rappresentare, nel caso in cui vogliamo trattare o risolvere dei problemi la cui rappresentazione sia, diciamo così, legata ai grafi, dobbiamo trovare un modo di rappresentare l'entità matematica grafo nelle strutture dati che conosciamo. No, non ve ne parlo oggi, vi faccio poi una carrellata dei tipi di strutture date che si possono utilizzare nel caso in cui uno se lo dovesse memorizzare tra virgolette a mano da solo, no? Senza nessun ausilio. In realtà noi, come sempre facciamo in questo corso, prima di, diciamo così, metterci, imbarcarci a fare un lavoro, a costruire qualche cosa, andiamo prima a vedere se già non ci sia qualche cosa, qualche libreria Java che faccia al caso nostro e quindi poterla utilizzare. Quindi prima di entrare nel dettaglio di come si rappresenta a livello di strutture dati fondamentali, di liste essenzialmente matrici, un grafo, andiamo subito a vedere la libreria utente che ci farà compagnia per il resto del corso in un certo senso. E questa libreria si chiama jgraph.t, che si può trovare su questo sito jgraph.t.org. Attenzione a non confonderlo assolutamente con jgraph, senza la T finale, che poi in realtà è sul sito jgraph.com, perché jgraph è una libreria per fare chart, no? Grafici a barre, a torte, eccetera eccetera, pensato per swing, quindi a noi non c'entra niente. Noi ci interessa jgraph.t, che è una libreria puramente matematica, non ha grafica, non ha nulla, fa dei calcoli essenzialmente. Poi dentro jgraph.t c'è anche una piccola estensione che permette di visualizzare con jgraph il grafo rappresentato dentro jgraph.t, ma a noi non interessa perché quello lo fa dentro Swing, non lo fa dentro JavaFX, quindi ci complicherebbe solo la vita. Quindi ricordiamoci, questa T alla fine è ciò che fa la differenza. Questa è una libreria che che cosa fornisce? Fornisce essenzialmente delle classi per creare grafi, per rappresentare dei grafi, quindi così come adesso facevamo new ArrayList oppure new HashMap e ti creava un oggetto che aveva una sua complessità interna, tutte le funzioni di hash, le collisioni, tutte queste cose, su jgraph.t potremmo fare new graph, anzi in realtà new underwriter simple graph o cose di questo genere, varie tipologie di grafi, e poi ci pensa la libreria a gestire i vertici, gli archi, eccetera. Quindi oltre a rappresentare i grafi mi darà poi anche la possibilità di navigarli, quindi da un vertice passare a quelli vicini, aggiungere un vertice, togliere un arco, cercare, e di usare una serie di algoritmi già pronti. Quindi, che ne so, nelle slide precedenti citavo il minimum spanning tree. Ecco, lì dentro, se abbiamo un problema in cui devo applicare quell'algoritmo, o mi prendo un libro di algoritmi, mi vado a studiare come è fatto, me lo implemento ricorsivamente, oppure molto probabilmente qua c'è già la classe che applica quell'algoritmo a quei grafi. Quindi a due pezzi, no? Due componenti, entrambi utili. Da un lato la rappresentazione del grafo, quindi mi permette di memorizzarlo, navigarlo, interrogarlo, eccetera, come se fosse una struttura dati, come se fosse una lista, ma stavolta è un grafo, e poi una serie di algoritmi che già lavorano su questi grafi, se mi servono. Quindi sia oggetti che algoritmi. E è fatta bene, nel senso che segue, diciamo, l'idea delle collection, per cui ho dei, spesso, no, i generics che mi permettono di personalizzare il comportamento degli archi, dei vertici e così via, con degli oggetti di mia scelta. Come si fa a usare? Beh, è molto semplice, bisogna scaricarsi da jgraph.t il pacchetto di installazione, e all'interno di questo pacchetto di installazione c'è un file che si chiama jgraph.t core numero di versione.jar, e questo va aggiunto al nostro progetto. Praticamente io ieri ho scaricato dal sito jgraph.t l'ultima versione della libreria, che è la versione 0.9.2, che è abbastanza recente, del mese di marzo di quest'anno. Ecco, se andiamo a vedere il sito, jgraph.t è molto minimale, nel senso che è solamente una pagina che dice, beh, jgraph.t è questa cosa qui, e se vuoi scaricalo, e questo è il link per scaricarlo, jgraph.t 0.9.2, e vi do uno zip.
La documentazione la potete trovare dentro lo zip, ci sono tutti i documenti, ma sono anche online, per cui se cliccate qua potete vedere e consultare anche tutta la documentazione delle classi, che è fatta abbastanza bene, e questo per quanto riguarda lo scaricamento. Se invece volete saperne di più, tutto lo sviluppo del progetto è su GitHub, quindi c'è un progetto che si chiama jgraph.t/jgraph.t, dove c'è, dove ci sono gli ultimi sviluppi, no, del progetto, la comunicazione. Cioè, quindi se volete migliorarlo, se volete implementare un nuovo algoritmo, semplicemente vi fate un fork di questo e potete lavorarci. Questa è la versione in via di sviluppo, quindi non è detto che sia, se voi fate un fork da questo, non è detto che sia stabile, no? Potrebbe avere dei bug non testati, delle parti non testate. Se uno va a vedere le release, sono tutte le versioni stabili rilasciate, di cui appunto la 0.9.2 si può anche scaricare da qua, e vedete che è di un paio di settimane fa, abbastanza recente. È un progetto che è stato fermo per tanto, nel senso che è un progetto relativamente anziano, no? Una decina d'anni, però dal 2013 era stato un po' morto, fino al 2015 poi si sono abbastanza ripresi, no? Le persone che ci stavano lavorando hanno trovato un po' di tempo per lavorarci, per migliorarlo, quindi sono uscite queste ultime due versioni nell'arco di praticamente un anno. Quindi noi lavoriamo su questa versione 0.9.2, non c'è motivo di prendere quelle vecchie, e come dicevamo l'aggiungiamo al nostro progetto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io mi sono creato semplicemente un progetto, così, per giocarci adesso, esempi sui grafi, esgrafi. Dallo zip che scarichiamo, io se apro questo archivio, se apro questo file, vabbè, con qualunque programma di zip, ho una cartella jgraph.t/0.9.2. Dentro questa cartella ci sono varie parti, javadoc che contiene una copia della documentazione, quindi se volete lavorare senza essere connessi a internet e comunque avere la documentazione, vi potete copiare in locale questa cartella. Source è una copia del sorgente, come se voi faceste semplicemente un clone del progetto, vi dà tutti i sorgenti del progetto stesso, e lib che contiene le librerie già compilate. Quindi questi, anzi uno di questi, il primo di questi, jgraph.t/core/0.9.2.jar, è il file che dobbiamo aggiungere al progetto. Okay? Non aggiungete al progetto lo zip, perché Eclipse non saprebbe che cosa farsene. Dovete dall'interno dello zip tirar fuori questo, quindi io lo estraggo una volta sola per tutte, dov'è la cartella qua? Me lo copio qua, fuori dallo zip, così ho il file separato e questo filetto me lo vado a copiare, ops, dentro Eclipse. Quindi qui mi faccio una mia cartella lib. Quindi ricordate che abbiamo già fatto questo giochino per aggiungere il JDBC connector, no? MySQL JDBC connector. La cartella lib in cui metto il jar di cui ho bisogno. Ecco, in quella cartella adesso metteremo anche questo jgraph.t. Copiamola per ora, per semplicità. E quindi nel nostro progetto mi sono copiato una copia del jar. Solamente tutte queste librerie, c'è una core, va bene, quella che serve a noi. Ext sono delle estensioni, ad esempio per collegarsi con altre librerie. Queste altre cose direi che non so che cosa siano. Demo, ci sono dei programmi di demo, e poi questa, se non sbaglio, questa Uber contiene tutto, vedete che è anche il file più grosso, contiene tutte le altre librerie messe insieme. Ma per ciò che facciamo noi ci serve semplicemente la versione core. Dicevo che c'è questa parte jgraph senza niente, senza la T finale, è una libreria di collegamento alla libreria grafica jgraph, no? Se uno vuole poi visualizzare. Ma di tutte queste l'unica che ci serve, che è quella che in realtà ha la parte algoritmica, è la prima. Ok, quindi l'abbiamo aggiunta al progetto e aggiungiamola anche al class path, al build path, in modo che le nostre classi, no, possano usarla. Come è fatta questa libreria internamente? Allora, ha una serie di package. Le classi principali sono direttamente in un package che si chiama org.jgraph.t, dove ci sono tutte le classi
e soprattutto anche tutte le interfacce, perché è molto basata sull'interfaccia anche questa, per poter trattare in modo astratto grafi di vari tipi, tutte le classi di interfacce principali che ci servono per rappresentare i grafi. Questa parte di interfacce e classi principali si accoppia con il sottopackage graph, che implementa effettivamente i grafi e l'implementazione delle strutture dati dei grafi. Quindi lassù avremo un'interfaccia che dice questo grafo è un grafo non diretto e la sua implementazione sarà dentro graph.directedGraph o qualcosa di questo genere. Quindi separa la definizione delle classi astratte di interfacce rispetto alla loro implementazione. Poi ci serviranno a volte i metodi che sono dentro traverse, che vedremo più avanti cosa indicano, gli algoritmi di attraversamento del grafo, cioè parto da un vertice e lo esploro il grafo andando a trovare gli altri vertici raggiungibili. Qui tutta la parte sulla raggiungibilità è in questo package di attraversamento, ci sono gli algoritmi di attraversamento. Gli algoritmi più complicati sono sotto ALG, che risolvono problemi tipo i cicli euleriani, i cicli hamiltoniani, cose di questo genere. Per comodità c'è un packet generate all'interno del quale ci sono dei generatori di grafi, cioè generami un grafo casuale con densità 0,4, qui c'è la classe che te lo fa se vuoi farlo, no? Noi in realtà nella maggior parte dei casi il grafo lo leggeremo, lo creeremo a partire da dati che sono presenti nei nostri problemi, quindi nel database. Leggo le strade, le fermate, i corsi, gli studenti, e da lì creo il grafo che mi serve. Quindi essenzialmente dobbiamo prima di tutto familiarizzarci con le classi principali. Allora, di tutto questo, di tutta la libreria, c'è un'interfaccia principale, quindi parliamo di grafi, che si chiama graph, da cui derivano tutte le possibili implementazioni dei grafi, tutte le possibili varianti, no? Abbiamo passato un'ora da definizioni, il grafo orientato, connesso, sconnesso, multigrafo, eccetera. Allora, tutte queste implementazioni, varianti diverse di grafi, sono tutte implementazioni di un'interfaccia madre che si chiama graph, semplicemente. Un'interfaccia generica ha due parametri di generics che sono, che si chiamano V ed E, dove V sta per la classe che vogliamo usare per rappresentare i vertici e è la classe che vogliamo rappresentare, che vogliamo utilizzare per rappresentare gli archi. Quali sono i requisiti di queste classi? Beh, il vertice può essere qualunque classe vogliamo, purché sia identificabile, purché abbia l'hash code e l'equals, okay, come minimo, perché ovviamente lo dice la definizione stessa di grafo, il grafo è un insieme di vertici. Quindi se è un insieme, gli elementi devono essere distinti tra di loro e quindi a livello Java devono avere un hash code e un equals che permetta alla libreria di confrontarli tra di loro. Quindi un qualunque oggetto che sia identificabile, che abbia una copia hash code e equals, che è quello che in Java conferisce l'identità all'oggetto. Dopodiché può essere l'oggetto che vogliamo. In realtà la classe V non viene usata dalla libreria, cioè la libreria non chiama mai nessun metodo sugli oggetti vertice, salvo i confronti, l'equals. Mentre invece sull'arco la libreria lavora un pochino di più. Qui non possiamo scegliere per usare un arco una classe qualunque che ci piaccia a noi, ma dobbiamo ereditare da una di queste classi predefinite. Quindi o ci va già bene una classe che si chiama default edge, che è un arco generico, orientato o non orientato secondo il tipo di grafo, oppure un arco pesato, cioè questo grafo ha gli archi non pesati oppure ha gli archi pesati. Poiché siano orientati o no non lo definisce il tipo E, ma lo definisce il sottotipo di grafo. Quindi questi sono oggetti che semplicemente rappresentano l'arco senza nessuna informazione in più. Se noi vogliamo agganciare delle altre informazioni oltre al peso, altre cose, all'arco, lo possiamo fare semplicemente creando una sottoclasse di uno di queste due e poi in quella sottoclasse aggiungere le proprietà che ci servono. Okay? Quindi mentre V può essere un qualunque oggetto, E deve essere o uno di questi due oggetti o una loro sottoclasse.
Questa è l'interfaccia madre, dicevo. Poi ci sono delle altre interfacce che sono sottoclasse, sottointerfacce di quella di prima. Quindi ho un'interfaccia che si chiama Directed Graph. Qui l'interfaccia graph, scusatemi, definisce dei metodi che sono validi per tutti i tipi di grafi. Queste sottointerfacce definiscono dei metodi aggiuntivi che si applicano solamente a una categoria di grafi. Ad esempio, weighted graph avrà il metodo addWeight, no? Che per impostare, scusate, setWeight, che imposta il peso a un arco, che va bene solamente se il grafo è orientato. E così come il directed graph e undirected graph avranno dei metodi per la ricerca del degree, l'in degree e l'out degree, che sono diversi, o dei vicini e così via. Quindi sono sottointerfacce che definiscono la differenza tra i vari metodi di uso del grafo a seconda della sua natura. Queste sono tutte interfacce, tra l'altro non sono mutuamente esclusive, nel senso che un grafo diretto può essere pesato o no, e un grafo non diretto può essere pesato o no. Ovviamente un grafo non può essere contemporaneamente diretto e non diretto, beh, queste due sono incompatibili tra di loro, ma con weighted no. Quindi in qualche modo abbiamo, ovviamente non si leggono i metodi su questa slide, tutti i metodi che sono definiti dall'interfaccia graph e dalle tre sottointerfacce. Vedete che solo a colpo d'occhio le tre sottointerfacce differiscono veramente di poco, di pochi metodi. Se uno vuole leggerla questa cosa, anziché solamente strizzare gli occhi, va a vedersi la documentazione, va a prendere il pacchetto org.jgraph.t. Vedete che questo org.jgraph.t contiene una serie di interfacce e una classe, essenzialmente, una classe e mezza. La classe graphs è un graph helper che usiamo molto poco. E l'interfaccia principale, che è graph, è questa. Ha tre sottointerfacce dirette, in realtà quattro, ma questa listenable graph ci interessa solamente quando vogliamo creare dei gestori di eventi che sentano le modifiche del grafo. Nel nostro caso i grafi non li modificheremo quasi mai a runtime, quindi no, per questo non l'ho citata nelle slide. Le sottointerfacce principali sono directed graph, undirected graph e weighted graph. E poi c'è tutta una serie di implementing classi, cioè le classi della libreria che implementano questa interfaccia. Quindi sono tutti i vari tipi di grafi, che poi vedremo con più dettaglio. E questa interfaccia, qui sono tutti i metodi supportati, che si applicano a qualunque tipo, no? Queste due videate di metodi si applicano a qualunque tipo di grafo. Poi, come dicevo, se i grafi sono pesati, abbiamo semplicemente un metodo in più, che serve per impostare il peso dell'arco, basta. Tutti gli altri metodi sono ereditati dalla classe madre, dall'interfaccia madre. Nel caso di un grafo non orientato, abbiamo un metodo in più, il degree. Nel caso di grafo orientato, abbiamo dei metodi diversi che calcolano l'in degree rispetto all'out degree e differiscono gli archi entranti dagli archi uscenti. Quindi queste minime differenze tra i vari tipi di grafi. Tutto il resto è uguale, quindi per fortuna no, la libreria è progettata in modo molto coerente. Questa è una semplificazione delle classi che sono presenti nella libreria. Quindi abbiamo quelle quattro interfacce che sono nella package jgraph.t e una serie di implementazioni, ho raccolto quelle che ci interessano di più, dentro il package graphs. Quando io creo un grafo nuovo, ovviamente devo creare una di queste classi. E ci sono quasi tutte le combinazioni di parole, no? Vedete che è un grafo semplice pesato, semplice orientato e pesato. Poi ci sono gli pseudografi sotto, ci sono i multigrafi e ci sono i grafi orientati. Il grafo orientato non c'è la variante semplice, perché visto che le frecce possono andare nelle due direzioni, è normale che due nodi siano collegati da due archi, quindi sia un multigrafo già di sua natura.
Allora, per orientarci, io ho fatto questa semplice guida, fatta di tre slide, una specie di wizard di tre slide. Questo è un diagramma che è uguale a questo, essenzialmente, l'ho disegnato con un programma diverso, e con le frecce di ereditarietà. E li ho riordinati in modo diverso, li ho raggruppati in modo diverso. Allora, il graph undirected, directed e weighted nel mezzo. Dopodiché, prendiamone uno a caso, simple directed weighted graph è una classe che implementa l'interfaccia weighted graph, cioè tutte le classi che hanno la parolina weighted dentro implementano l'interfaccia weighted graph, oltre a implementare una delle altre due, undirected piuttosto che directed. Quindi ognuna di queste classi implementa la weighted e o questa o quell'altra. Ad esempio, beh, questa in realtà non implementa direttamente la directed perché è una sottoclasse di simple directed graph il quale la implementa. Quindi indirettamente la implementa, eredita da simple directed graph. Quindi nel momento in cui abbiamo un problema e lo vogliamo rappresentare con un grafo, dobbiamo innanzitutto chiederci quale di queste classi usiamo. Allora, io le ho disegnate così perché trovo la classe che mi serve rispondendo a tre semplici domande. Il grafo è diretto o non è diretto? Ah, se è diretto, metà sinistra della figura. Se non è diretto, se non è orientato, no, l'ho detto, il contrario. Se è orientato, se è diretto, metà destra della figura, quella rossa. Se invece non è orientato, metà sinistra. Poi, seconda domanda, pesato o non pesato? Se è pesato, la colonna centrale della figura, se non è pesato, ai lati della figura. Allora voi mentalmente filtrate questa colonna centrale o ai lati con quello che avete fatto prima, destra o sinistra, quindi andate a selezionare mentalmente una colonnina. E poi, riguardo la molteplicità degli archi, semplice, multigrafo, pseudografo, oppure qualunque cosa, o meglio, scusate, non qualunque cosa, loop permessi ma non archi multipli, che è un sottocaso un po' strano. Allora, queste tre slide sono da guardare in rapida successione e dopo che le avete viste sapete quale classe vi serve. No? Se vogliamo, che ne so, rappresentare il grafo del traffico stradale, sappiamo che è un grafo orientato, perché ci sono i sensi unici, quindi sono a destra, è un grafo pesato, perché ogni strada ha una lunghezza diversa, e quindi sono nella parte centrale, quindi vuol dire che sono in questa colonna qua. È un grafo che è multi, perché tra due punti possono esserci più strade, pensiamo il corso contrariale. Quindi mi serve una classe che è Directed Weighted Multigraph. Semplicemente. Se invece volessi rappresentare il grafo delle amicizie di Facebook, per dire, allora innanzitutto parto pensando che il grafo è un grafo non orientato, perché l'amicizia è una proprietà reciproca, quindi sono nella metà sinistra. È pesato o no? No. Non è che sono più amico o meno amico, in realtà sì. E quindi sono nella prima colonna, semplice, perché o non posso avere più archi di amicizia diversi tra due persone, quindi. E non ha senso essere amici di se stessi, o meglio. E quindi la classe che mi serve è Simple Graph. Ok, quindi questa semplice pseudonimazione che facciamo con queste tre slide ci aiuta a identificare, senza impazzire sui nomi delle classi, perché non tutte sono chiamate in modo troppo coerente, no? La prima riga sono tutti simple, la seconda riga sono tutti multi, la terza sono tutti pseudo e l'ultima sono tutti, quelli particolari che sono, infatti lo chiama default directed graph, che non si capisce perché deve essere il default lui e non il simple. Ci sono alcuni nomi purtroppo che si sono trascinati dalle primissime versioni della libreria e quindi non hanno tanto senso nello schema, no? Quindi se guardiamo solamente il nome. Ma se guardiamo questo
procedura direi che non abbiamo dubbi. Quindi, a seconda del problema che voglio rappresentare, uso un grafo di tipo diverso. E poi per crearlo, creare l'oggetto è come creare una collection vuota. Una volta che ho creato una lista devo metterci gli elementi dentro. Ecco, anche nel grafo devo metterci i vertici e gli archi dentro. E quindi devo innanzitutto definire quali sono gli oggetti V ed E che rappresentano vertici ed archi e poi chiamare più volte il metodo addVertex per ogni vertice per creare un grafo e poi il metodo addEdge che aggiunga un arco tra ogni coppia di vertici dove voglio che l'arco ci sia. Nel caso in cui il grafo sia pesato, dopo che ho aggiunto il vertice, devo anche impostare il suo peso. In realtà c'è poi un metodo di utilità che si chiama addWeightedEdge, che fa già tutto in un colpo solo. Quindi facciamo un esempio pratico. Prendiamo, adesso ho chiuso il file, riapriamolo subito, i graffetti con cui lavoravamo prima, no? Prendiamo quello non orientato per primo, così è più semplice, dov'era? Qua. Prendiamo questo e cominciamo a proviamo a creare questo grafo. Allora, questo com'è? È un grafo non orientato, semplice, non pesato. Quindi il nostro meccanismo ci dice grafo non orientato, non pesato, semplice. Questo qua in alto, simple graph si chiama la classe. Quindi nel mio progetto creiamo una classe prova. Abbia il suo main e crea un metodo prova grafo 1 e faccio un main che chiami semplicemente quel metodo, quindi prova p uguale new prova. P.prova grafo 1. Allora, quindi lavoro dentro questo metodo. Mi creo quel grafo. Allora, prima di tutto devo importare la mia jgraph-t e definire una variabile che rappresenti, abbiamo detto, questa classe simple graph. Allora conviene sempre, come regola generale, continuiamo a applicare qui, definire le variabili usando i nomi delle interfacce e non i nomi delle classi. Quindi questo simple graph implementa l'interfaccia undirected graph e quindi dichiaro la variabile come undirected graph. Quindi io ho il mio grafo che chiamo undirected graph, interfaccia, uguale, lo chiamo C, grafo, è un grafo, uguale new, ovviamente devo mettere qua il nome della classe, il nome della classe sarà simple graph. Adesso mettiamo a posto i generici. Ovviamente il simple graph dovrà avere gli stessi generici che ha l'interfaccia che dichiariamo, no? Quindi adesso dobbiamo chiederci cosa usiamo come vertice, cosa usiamo come arco, e in più nel costruttore di simple graph bisogna dargli la classe dell'arco, perché lui, visto che lui internamente deve crearli questi archi,
deve sapere qual è la classe Java di cui fare new. E non gli basta interrogare il proprio generics, perché se nel generics io potrei anche dargli una superclasse, non la classe specifica che deve creare. Allora, in questo caso semplice di questo grafetto, i vertici cosa sono? Sono dei numeri. Quindi potrei usare come classe che rappresenta il vertice integer. Se avessi chiamato anziché 1, 2, 3, 4, 5, li avessi chiamati ABCDE, avrei potuto usare string. In questo caso va bene un integer. Quindi al posto di V ci metto integer, che è la classe che rappresenta il mio tipo di vertice. Oh, qua ci posso mettere l'oggetto che voglio. L'altra settimana parlavamo di studenti e corsi, posso avere un grafo in cui i vertici sono i corsi, e metto l'oggetto corsi. Ricordiamoci solo di aver fatto correttamente scode equals e siamo a posto. Mentre invece per quanto riguarda l'arco, normalmente usiamo o default edge o default weighted edge, a seconda che il grafo sia pesato oppure no. In questo caso il grafo non è pesato e quindi usiamo un default edge. Questo è il tipo e la classe che usiamo. Quindi tutto il nostro codice lavorerà sui metodi di questa interfaccia. E in più nel costruttore, come vi dicevo, devo anche dare il riferimento alla classe, quindi userò default edge punto class. Che è il riferimento, questo metodo di reflection, a come si costruisce quella classe, qual è l'oggetto da costruire. Quindi creare un grafo significa fare un new di una classe concreta del grafo, parametrizzata con i generics, con un tipo di vertice e un tipo di arco, e passando al costruttore il punto class, la classe che rappresenta l'arco. Fatto questo, posso cominciare a costruire il grafo. Come? Beh, aggiungo i vertici e poi aggiungo gli archi. Dico aggiungo perché al momento il grafo è già stato creato, ma è vuoto, contiene 0 vertici e 0 archi. Quindi in questo caso aggiungo add vertex. Ovviamente l'add vertex è stato un metodo che è stato personalizzato con integer, perché il grafo, perché ho dichiarato integer là sopra. Se avessi dichiarato un grafo in cui il tipo del vertice è corso, qui avrei corso anziché integer come argomento. E quindi in questo caso ci devo mettere un oggetto di tipo integer, magari uno. E così via, ne ho 6. Sono pigro per fare un for e faccio così. Adesso lo faccio a mano. Ovviamente di solito lo leggerò da un database, no? Qui siamo sul primo esempio. Quindi al momento che cosa ho fatto? Ho creato un grafo con 6 vertici non collegati tra di loro, e poi posso aggiungere gli archi, li copio dal disegno, ho un arco tra 1 e 2, quindi grafo.addEdge. E come parametro di add edge devo indicare i 2 vertici tra cui l'arco insiste, a cui l'arco è adiacente. A questo serve l'hash code equals del vertice, perché quando io metto 1, questo 1 deve puntare, non deve essere un nodo qualunque, deve essere l'unico vertice che ha come hash code quello che mi dà l'1, cioè che coincide con quello, devo riuscire a identificare quel vertice. Io non gli passo lo stesso oggetto vertice, gli passo un oggetto diverso che è equal a uno dei vertici che ho. Dentro la libreria andrà a cercare dentro un set di vertici qual è questo oggetto. Fa un contains all'interno di un set.
E quindi è fondamentale che mi trovi lo stesso oggetto. Se non ho definito correttamente l'hash code equals, quando cerco di aggiungere un vertice, un arco, lui mi dice che il vertice non esiste. Semplicemente perché non riesce a trovarne uno che soddisfi l'equals. Poi abbiamo detto 2 con 5. Di 2 con 5. Poi questo è un grafo non orientato, quindi io posso scrivere 2, 5 o 5, 2, è lo stesso. 5, 1. Nel senso che il resto degli algoritmi li considerano indifferenti. E poi c'è il 3, 6, grafo. Add edge. 3,6. Ok, cosa posso fare di questo adesso? Beh, proviamo a stamparlo. La classe grafo ha un metodo toString che stampa, serializza il contenuto del grafo in una forma quasi leggibile. Quindi, per vederla, system.out.println grafo.toString. E vediamo cosa salta fuori. Allora, ecco ciò che salta fuori. Questa è la rappresentazione del grafo. Vedete che c'è aperta tonda, chiusa tonda. Grafo uguale V e una coppia, vertici, archi. I vertici sono tra parentesi quadra. Questo è l'elenco dei vertici, virgola, elenco degli archi. L'elenco dei vertici è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi cosa sono 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sono il toString chiamato sugli oggetti vertice. Quindi qui stamperà ciò che avete deciso voi dentro il toString dell'oggetto che avete usato come vertice. Nel caso di integer, vabbè, integer.toString ti dà il valore numerico. Fosse corso.toString, qui ti stampa il codice se hai deciso il codice, ti stampa il nome se hai messo il nome nel toString e così via. E idem, questi sono poi gli archi, quindi una lista di archi, ciascun arco è fatto da una coppia di vertici. Quindi questo è il primo arco, il secondo, il terzo e il quarto. Quindi questo è un modo rapido per controllare se la procedura per creare il grafo è corretta oppure no. Stampiamolo, se il grafo non è troppo grosso si riesce più o meno a leggerlo. Se il grafo avesse già 100 nodi e 2000 archi, che magari non ci dà molta informazione stamparlo. Questo è quanto serve semplicemente per creare il grafo. Poi da lì possiamo cominciare a usare tutta una serie di metodi per andare a interrogare il grafo, no? Ad esempio, dato un nodo, dimmi quali sono i vertici adiacenti, dimmi qual è il suo grado dei nodi, eccetera, eccetera. Per fare questo, per fare le operazioni aggiuntive, questo è un esempietto ancora più semplice, ci sono dei metodi. Ad esempio, graph.degreeOf, che mi dà il grado di un determinato vertice. Oppure posso avere degli insiemi che sono vertexSet, che mi dà l'insieme di tutti i vertici. No, se voglio iterare, quindi immaginiamo di voler stampare per ogni vertice qual è il suo grado. Allora, per ogni vertice qual è il suo grado, io a questo punto ho stampato questo, ma poi subito dopo dico stampo il grado di tutti i vertici. Quindi posso iterare, il mio tipo di vertice cos'è? Integer v, per tutti i vertici
che sono in grafo, punto, vertex set. Vertex set mi restituisce l'insieme di vertici sotto forma di set. Quindi attenzione che potrebbero anche essere disordinati, non sappiamo se sia un hash set o un sorted set dentro. Quindi in questo caso V itera su tutti i vertici che ho appena inserito del grafo. E quindi posso dire, ad esempio, che ciascun vertice, il vertice per cento D, ha grado per cento D, vado a capo, barra N, e poi il vertice ovviamente è V, andiamo a capo la riga se non si capisce niente, nulla, V, e il grado come lo faccio a ottenerlo? Come faccio a ottenerlo? No, è V. Grafo, punto, degree of V. Allora, ho delle... visto che il vertice e l'arco sono classi mie, che ho definito io, nel vertice e nell'arco non hanno dei metodi legati al grafo. Dove devo andare a prendere i metodi del grafo? Li devo andare a prendere nella classe grafo, quindi sarebbe quasi, no, più naturale dire, ma perché non scrivo v.degree? D'altronde se ho una collection, ho la collection.size, è lei stessa che mi dice qual è la sua dimensione. Però V, poveretto, è un oggetto di tipo integer, un oggetto stupido. Quindi le informazioni, non sull'oggetto, ma su come è collegato nel grafo, devo chiedere alla classe grafo che lo contiene. Ok? Pensatela come una collection. Dico, dimmi quanti elementi hai dentro, dimmi in che posizione è quell'elemento, no? Allora, dimmi che grado ha questo elemento. E quindi posso farmi stampare il grado di ciascuno degli elementi, vertice 1 grado 2, vertice 2 grado 2, eccetera eccetera. Poi potrebbe interessarmi sapere quali sono i vertici adiacenti, quindi il vertice 1 grado 2, va bene, ma chi sono i suoi due vicini? Come faccio a navigare questo grafo? Allora, è un po' scomodo farlo direttamente con i metodi. Io non ho nella classe graph, sto guardando l'interfaccia dove ho tutti i metodi, dovrei cercare un metodo che mi dice quali sono i vertici adiacenti a un vertice dato. Allora andiamo a vedere, diamo un'occhiata. Add edge, aggiunge, va bene. Add vertex, l'abbiamo conosciuto. Contains edge mi dice semplicemente se un arco c'è o non c'è, dando l'oggetto arco oppure dando la coppia di vertici. Quindi questo mi permette di... potrei trovare i vertici adiacenti prendendo un vertice e chiedendomi contains edge di tutti gli altri, e così mi dice quali sono le coppie di vertici per i quali esiste un arco. Mi sembra poco efficiente però, perché vado a fare una ricerca esaustiva di tutti i possibili vertici. Edge set mi dà l'insieme di tutti gli archi. Edge of già mi piace un pochino di più, perché ritorna l'insieme di tutti gli archi che toccano il vertice specificato. Ok, allora possiamo usare questo per avere l'insieme degli archi che toccano il mio vertice. Guardiamo delle altre. Questo get all edge è un po' strano, perché dice, mi dà tutti gli archi, quali? Quelli tra due vertici. Ovviamente ha senso su un multigrafo, perché sono più di uno, altrimenti mi basta semplicemente il contains edge per sapere se c'è o se non c'è. Questo mi serve se ne ho di più, oppure se ne ho uno solo posso usare get edge semplicemente. E ogni arco com'è fatto? Quando io ho l'edge set, scusate, l'edges of, che cosa mi può dire l'arco? Beh, l'arco mi dice, ha una sorgente, una destinazione e un peso, e sono tutte e tre le proprietà che posso avere, posso farmi dire. St-
Stranamente, la sorgente e la destinazione del peso non sono proprietà dell'arco, ma sono metodi di graph, di nuovo. Vedete, l'arco lo passo come parametro. Quindi, con un po' di acrobazia, posso combinare get source, get target e get edges of per trovare quali sono i vertici adiacenti a uno dato. Allora, siamo qua, il vertice D a grado tal dei tali. Adesso, gli archi quali sono? Set di default edge archi uguale graph.edges of graph, dai, l'ho scritto sempre in italiano, grafo.edges of v. Set, devo dirgli che è java.util.set. Quindi, ok, io ho preso un vertice per volta, di questo vertice ho detto che ha grado 2, quindi dammi l'insieme di quei due vertici. Quindi io ti posso dire che per ciascuno di questi archi ti so dire quale altro nodo è connesso. Quindi in un altro ciclo annidato potrei dire che per ogni arco di questi, che ogni arco ovviamente è un default edge, posso dire, stampare, magari lo indentiamo un attimo, barra t, e poi possiamo dire che c'è un arco tra %d e %d. E l'arco tra quali vertici è? Beh, chiedo di nuovo al grafo, senti caro grafo, qual è il vertice di partenza e il vertice di arrivo di questo arco? Grafo punto get edge source di arco e grafo punto get edge target di arco. Quindi posso interrogare, ho un vertice, dal vertice mi faccio dare gli archi, da ogni arco mi faccio dire quali sono i due vertici adiacenti. Adesso in realtà questo è ancora intermedio rispetto a quello che volevo io. No, se faccio questo mi dice, solleviamo un attimo il codice, così si vede, vediamo la console, ops. E mi dice ad esempio, il vertice 1 a grado 2, e c'è un arco tra 1 e 2 e un arco tra 5 e 1. E il vertice 2 a grado 2 comprende l'arco tra 1 e 2 e l'arco tra 2 e 5. Qui vedete che il grafo è un grafo non orientato, perché, guardate nel primo caso, il vertice 1 in un caso era il source, il punto di partenza dell'arco, nell'altro caso era il target, il punto di arrivo dell'arco. Lui me lo tira fuori quando faccio get edges of, sempre. Sia che sia il punto di partenza che il punto di arrivo, perché il grafo è un grafo non orientato. E se io voglio, quindi questo mi complica un pelino la vita, se io volessi sapere semplicemente chi sono i vertici adiacenti. Cioè, io vorrei stampare non arco tra 1 e 2, vorrei stampare vertici adiacenti, due punti, 1, 5. No, 1, 1 sono io, scusa. 2, 5. E allora, vabbè, devo faticare un pochino in più, perché il vertice adiacente è il target se io sono il source, oppure il source se io sono il target. No? Quindi se io che sono V sono uguali al source del grafo, allora posso dire che un arco adiacente, scusate, un vertice adiacente
punti è barra n, chiuse virgolette, grafo.edge target, a get target di arco. Mancano g di grafo qua. Altrimenti la stessa cosa col source. È un po' contorto a prima vista, dice ok, io sono, ho un vertice V, ho un arco che fa parte dell'insieme di archi che incidono su V, l'ho preso qua. Quell'arco può essere, se io sono V, può essere V qualcos'altro oppure qualcos'altro V. Allora devo distinguere i due casi, perché io devo sempre stampare qualcos'altro. Quindi se il source sono io, allora stampo il target. Se invece il source non ero io, vuol dire che io sono il target e quindi stampo il source. Questo è un integer, avrei potuto mettere uguale uguale. Uso punto equals perché così questo frammento di codice va bene qualunque sia la classe, forse anche qualche cos'altro, abituiamoci alla equals. E quindi se questo funziona, ci dovrebbe dire che il vertice 1 è a grado 2 e quindi nodo adiacente 2 e nodo adiacente 5. Possiamo dimenticare la frase arco tra, possiamo anche cancellarla a questo punto. Il vertice 2 è a grado 2, quindi come adiacenti al nodo 1 e il nodo 5. Il vertice 3 è a grado 1, come adiacente a 6 e così via. E purtroppo navigare una struttura dati che è multidimensionale, non è come una lista, è un pelino più complicato. Voi immaginate quante volte nel nostro mese e mezzo che ci manca, alla fine del corso, dovremo prendere un vertice e trovare i vertici adiacenti. No? È abbastanza frequente come operazione e ogni volta dovremmo fare un ragionamento di questo genere, perché questa è la struttura, è la forma con cui ho memorizzato il grafo. Allora, per fortuna viene in nostro aiuto la classe Graphs con la S. La classe Graphs è una classe che è Collection of Utilities to Assist with Graph Manipulation, cioè una serie di metodi che ti aiutano, che contengono già la maggior parte di questi. Questa è una classe che è fatta di metodi statici, quindi non dobbiamo creare new graph, semplicemente chiamo graphs. Come quando chiamiamo un metodo di math. No? È un metodo statico di una classe che contiene una famiglia di metodi, che contiene tutta una serie di metodi di comodità, di utilità. Nulla di più, ma semplicemente incapsula già quelle due o tre istruzioni che dovresti ripetere 100 volte. Ad esempio, se io ho già una collection, una lista, un set, quello che volete, che contiene i vertici, per aggiungerli, per mettere quei vertici nel grafo, immaginate che questi vertici li abbiamo letti, i corsi li abbiamo letti nel database, ho già la lista di corso. Dovrei mettermi a fare for corso nella lista, add vertex di ogni singolo corso. E invece qua c'è un metodo add all vertices che riceve due parametri, il grafo e una collection, e li aggiunge tutti. Quindi in un'istruzione sola riverso nel grafo tutti i vertici. Ho un metodo add edge che mi dà il vertice di partenza, il vertice di arrivo e anche il peso. Nei metodi che abbiamo visto prima nell'interfaccia graph dovevo prima creare il vertice e poi fare un set weight. Qui lo facciamo in un'istruzione sola. Sono piccole comodità. E quindi, ad esempio, ho un metodo neighbor list of, che dato un grafo e un vertice, V, ritorna alla lista dei vertici che sono vicini del vertice specificato. Quindi se mi serve conoscere solamente i vertici adiacenti,
non ho bisogno di farmi dare gli archi e poi interrogare l'arco per capire come sei girato e dove vai a finire. Chiamo questo neighbor list e mi dà già la lista di vertici. E quindi dà già il risultato nella forma più comoda per me per lavorarci. Se fosse un grafo orientato, beh, i vicini mi interessa probabilmente dividerli se sono predecessori, cioè nodi da cui proviene un arco, quelli dell'indegree, o i successori, i nodi verso cui vado con un outdegree, con un arco uscente. Oppure in questo caso, se ho il vertice, se ho già il grafo, un vertice e ho già scelto un arco, mi dice qual è il vertice che sta dalla parte opposta dell'arco rispetto al vertice attuale, rispetto a me. Quindi in realtà questo metodo getOppositeVertex dentro sarà fatto esattamente così, però anziché quattro righe ce n'è uno. Quindi conviene familiarizzarsi con i metodi della classe graphs, perché poi alla fine sono quelli che ci... non sono tanti, è già finito, sono finiti qua. Sono quelli che ci semplificano un pochino la vita. Rispetto a lavorare direttamente con i metodi di graph. Quindi i metodi della classe dell'interfaccia madre graph e i metodi della classe statica graphs sono poi al fine il dizionario della ventina di operazioni che possiamo fare su un grafo. Ovviamente stampare il contenuto del grafo non è molto utile di per sé, perché già ce l'avevamo, l'abbiamo appena inserito, ma diventa utile quando poi nella prossima settimana impareremo degli algoritmi per andare a esplorare, trovare nodi raggiungibili, cammini, eccetera eccetera. Volevo solo farvi vedere cosa cambierebbe se io utilizzassi non questo grafo ma un grafo orientato. Allora, definisco un'altra funzione, faccio copia e incolla di una funzione in un'altra, la chiamo prografo2, dove la differenza è che qua questa volta voglio modellare un grafo orientato, semplice, no? Quindi andiamo nella parte destra, un grafo diretto, non pesato, quindi ultima colonna, semplice, in alto a destra, simple directed graph. Non cambia quasi nulla, nel senso che allora, io devo definire un grafo che non sia un undirected graph ma un directed graph questa volta. Preso da org.jgraph.t. New simple directed graph, che è la classe che abbiamo scelto. Ovviamente devo importare anche lei. Quindi scelgo di rappresentare un grafo diretto, quindi sceglierò una classe diretta e come interfaccia superiore sceglierò directed graph. Poi i metodi per aggiungere il vertice, aggiungere un arco sono esattamente gli stessi. Chiaramente l'add edge probabilmente dentro sarà implementato in modo diverso, perché in questo caso deve tenere conto dell'ordinamento. Vedete che se ho preso il codice, sul degree off si arrabbia, perché in realtà su un arco, su un grafo diretto non c'è un grado, ma c'è un grado di ingresso e un grado di uscita. Quindi posso separarlo in in degree e out degree. Quindi stamperò due numeri. Dopodiché la navigazione del grafo è sempre la stessa. Edges off continua a funzionare, però vediamo in che formato, in che ordine vengono stampati i valori. Quindi gli archi sono gli stessi. Mettiamo prova grafo 2 e commentiamo la 1 per non avere troppa roba a schermo e vediamo cosa salta fuori. Allora, innanzitutto notiamo una piccola differenza già nella stampa del grafo. In un grafo non orientato qui c'erano delle parentesi graffe,
per dire questa è una coppia di elementi, ma è una coppia intesa come insieme, nel senso che non conta l'ordine. Mentre invece qua l'elenco degli archi me lo dà indicando ogni arco con i due vertici corrispondenti tra parentesi tonde. Quindi già a colpo d'occhio dalla print del grafo vedo se lui internamente rappresenta un grafo orientato o non orientato. E dopodiché il grado, ho stampato l'in degree e l'out degree, quindi il vertice 1 è un grado, 1 in ingresso e 1 in uscita. Qui quando chiedo gli archi me li dà tutti, ovviamente. Non è quello che vorrei fare in realtà. No, se l'arco è orientato a me non interessa avere, perlomeno questi sono gli archi adiacenti che non tengono conto dell'orientamento. Nello stampare gli adiacenti di un grafo orientato io invece dovrei solamente tenere conto quelli che raggiungo partendo dal vertice attuale. Quindi in realtà si semplifica il mio lavoro, perché non mi interessa fare questo lavoro, mi interessa semplicemente allora, andiamo a vedere la classe directed graph per capire cosa è directed graph. Quando chiedo, interrogo il grafo chiedendomi gli edges of, lui mi mette tutti, quelli entranti e quelli uscenti mescolati. Se io voglio invece da un nodo vedere quelli che sono aggiunti, quelli che sono adiacenti, mi servono solamente quelli uscenti. Quindi non mi conviene chiamare metodo edges of e poi dopo andare a capire quali sono entrati e quali sono uscenti, ma posso direttamente chiamare il metodo outgoing edges of, che è un metodo che su un grafo non orientato non esiste. Quindi è vero che funziona il metodo di prima, ma è più comodo chiamare il metodo outgoing edges of, mi dà solamente gli archi che escono e quindi anche in questa parte qua sotto non mi serve più la distinzione, perché so già che io sono il vertice di partenza e quindi devo solamente stampare il vertice d'arrivo, una cosa del genere. Quindi in questo caso, dato ogni vertice, stampo solamente i vertici che posso raggiungere da lui, i suoi vertici successori. Quindi chiamiamolo anche il vertice a grado, arco trae, successore, chiamiamolo successore non adiacente, così è più chiaro. Quindi in questo caso vedete, arco tra 1 e 2, successore 2. Ho solamente chiesto gli archi uscenti. Arco tra 3 e 6, successore 6. Ovviamente nella nostra classe graphs di prima, se chiediamo la neighbor list ce li dà tutti, se chiediamo la successor list ci dà solamente quelli uscenti. Quindi in ogni caso dobbiamo sempre chiederci, sui grafi non diretti dobbiamo sempre chiederci, per questa navigazione, per questo spostamento, mi interessa la direzione o no? E se mi interessa la direzione, voglio quella uscente o quella entrante? Quindi una domandina in più da farci, i metodi ci sono tutti nei due casi. Ma per il resto si ragiona esattamente nello stesso modo. Ok? Allora, oggi era una puntata di riscaldamento sui grafi, dalla prossima volta cominceremo a risolvere dei problemi.